benvenuti a tutti i partecipanti a questo convegno importante, come si legge nel programma dei lavori. Questo convegno parla della storia della chimica italiana, e Ternina è un pezzo rilevante, ma non per fare qualcosa che serva a rievocare la memoria di un'età dell'oro, ma per capire come, guardando al passato, oggi noi possiamo in questo settore anche costruire pezzi del nostro futuro, soprattutto del vostro futuro, visto che il pubblico è formato in buona parte da studenti che stanno cercando, nell'impegno e nello studio, appunto, di aprirsi un futuro sempre più difficile e problematico, come abbiamo visto. Io in due minuti faccio una riflessione che riguarda il fatto che qualunque paese avanzato, moderno, oggi non può fare a meno di un'industria forte. L'industria è quella che garantisce maggiore occupazione, è quella che garantisce più ricerca e innovazione, è quella che crea anche posti derivati nei servizi in misura maggiore rispetto agli altri, è quella che dà esportazione, che quindi assicura anche al paese incassi di risorse economiche che servono per il mantenimento del nostro sistema. E quindi la prima questione è che il nostro paese deve dotarsi di politiche industriali adeguate, che non ha più da troppo tempo. Questo deriva dal fatto che per un periodo della nostra storia si è pensato forse che l'industria manifatturiera, la produzione, fosse un elemento da mettere via, da lasciare ai cosiddetti paesi emergenti, e di dedicarci ad altre tipologie di attività, dai servizi al turismo. Ecco, ma questo si sta dimostrando oggi un fatto profondamente negativo. Altri paesi europei, cito l'Inghilterra, che avevano percorso questa strada pensando che la finanza potesse sopperire in tutto e per tutto all'industria, hanno invece costituito 3 anni fa un istituto pubblico chiamato proprio Istituto per il Rinascimento Industriale, per progettare e programmare nuovi interventi in questo settore. E l'Italia, dicevo, deve fare lo stesso, pensando qui di proporre un piano, un progetto per l'industria guardando al 2020 e collegandola all'8º programma quadro europeo, che partirà l'anno prossimo, 2014-2020, e che si chiama Horizon, appunto, 2020, perché lì sono anche le risorse che il nostro paese possiede solo in minima parte e che possono consentirci una nuova stagione di sviluppo. Dentro questa dimensione industriale, la chimica è un pezzo importante, perché nel settore chimico, malgrado le difficoltà, il fatto che si chiudono continuamente impianti, oggi da una ventina che erano abbiamo soltanto 4 grandi impianti produttori di materie chimiche di base e diversi impianti che lavorano questi prodotti e li trasformano poi, appunto, in prodotti di consumo e di utilizzo, la chimica italiana, dicevo, resta un settore importante. È la seconda in Europa, vanta performance importanti nell'esportazione, in crescita, ha attività di ricerca più rilevanti rispetto a tanti altri settori industriali. Se la media industriale del paese è che il 20% delle aziende investe in ricerca e innovazione, questo nella chimica raddoppia, e ha anche settori
importanti di nuovo sviluppo. Pensiamo alla cosiddetta chimica verde, guardiamo quindi anche Terni con una delle aziende leader in questo, la Novamont, guardiamo a quello che sta succedendo a Porto Torres, ieri sul Sole 24 Ore c'era un'intera pagina per dirci che quel sito chimico importante nella storia nazionale si sta riconvertendo appunto in produzioni di chimica verde, sorgerà lì il più grande stabilimento europeo in questo settore, quindi noi possiamo, diciamo, farcela, non è un settore decotto da abbandonare. Ecco, quindi la giornata di oggi e di domani ci serve per capire, almeno qui, all'interno di questa regione, di questa provincia, quello che possiamo fare noi e quello che dobbiamo chiedere ai governi nazionali e europei affinché la storia gloriosa che abbiamo alle spalle appunto non sia soltanto il libro che sta messo dentro la cartella dei lavori, ma rappresenti appunto delle pagine bianche su cui poter scrivere anche il vostro futuro. Quindi buon lavoro a tutti, spero che sia importante così come merita questo convegno.